Buongiorno, oggi vediamo come sto trattando il ginocchio per riuscire a recuperare dall'infortunio. Ma prima un breve recap. Che cosa mi è successo? Vi ho raccontato nei video precedenti su Instagram che non riesco ad allenare le gambe. Ogni volta che ci provo ho dei fastidi, sento tirare e quindi sono dovuto andare dal fisioterapista. Ci sono andato ieri e mi ha detto questo. Chiaramente quando ci sono questi tipi di infortuni può essere qualsiasi cosa, però come pensavo anch'io, lui ha ipotizzato che ci fossero delle tensioni a livello del quadricipite, quindi che fossi un po' teso e che mi tira un po' il tendine. Proprio per questo mi ha consigliato e mi ha detto di fare dello stretching e del foam roller tutti i giorni per alleviare queste tensioni e far sì che non tiri più. E ci risentiremo venerdì per capire se ci sono stati dei miglioramenti. Ma per il momento non posso allenare le gambe, o meglio non posso allenare il quadricipite. Detto questo, prima di vedere effettivamente che cosa vado a fare a livello di stretching, foam roller, tutta la routine che devo fare giornalmente, bisogna chiaramente lavorare perché gli atleti non si allenano da soli. E a proposito ragazzi, se volete più informazioni riguardo al coaching online, visto che in questo periodo c'è una richiesta mostruosa, visto che è gennaio, in descrizione trovate tutti i link utili. Allora, buongiorno Simo, vediamo insieme le esecuzioni, che ci sono un po' di cosine da vedere. In generale la trazione non è male, devi deprimere le scapole un pochettino meglio in partenza, avere meno fretta. Abbastanza bene queste trazioni alla fronte, sei riuscito a mantenere bene la postura fino alla fine, però anche qua c'è il problemino dei piedi, comunque delle gambe non bene sotto la sbarra. Ok, in questa lat machine c'è un pochettino da rivedere, ti consiglio di guardare il video sul gruppo privato di Telegram, non so se hai fatto già l'accesso, perché spiego bene quali sono e qual è il setting per questa lat machine. Tu ti metti molto sotto, ti tiri il triangolo un po' verso di te, invece noi dobbiamo cercare di tirare il triangolo verso il basso, di stare leggermente spostati in modo tale da appunto lavorare facendo fare un ROM ampio e distante da noi. Perfetto, finita la correzione video, adesso ci dedichiamo ovviamente alla realizzazione di contenuti, quelli che vedete su Instagram, che a volte pubblico anche qua come short su YouTube, però è meglio se mi seguite su Instagram ragazzi, per non perdervi anche tutti i contenuti brevi. A proposito, fatemi sapere anche nei commenti alcuni argomenti da trattare che sicuramente vi interessano. Detto questo, come sto recuperando da questo infortunio? Non è proprio un infortunio, ma è qualcosa che devo risolvere se voglio continuare ad allenarmi con costanza e soprattutto bene nelle gambe, che sappiamo essere il mio punto debole. Ripeto, devo fare stretching, foam roller e acqua calda in realtà tutti i giorni. Per questa settimana non allenerò le gambe, non ci proverò neanche tra virgolette, anche se posso allenare comunque femorali, adduttori, abduttori, sarebbero lavori utili da fare. Vediamo, magari se ho tempo in più mi ci dedico. Quello di cui vorrei parlare adesso è di come dovreste gestire voi un infortunio di questo tipo. Ciò che fanno tanti ragazzi è semplicemente comunicare al coach magari che hanno questo fastidio, questa problematica. Spoiler, alcuni neanche lo fanno perché hanno paura che il coach gli abbassi i carichi o gli tolga qualcosa. Non è che se non parlate del problema non esiste ragazzi, assolutamente no. Quindi va benissimo comunque comunicarlo al coach, però bisogna anche muoversi per risolvere questa cosa, perché non basterà semplicemente abbassare i carichi, abbassare qualcosina e poi dimenticarsene. Se c'è un problema bisogna trovare la causa di quel problema per risolverlo e riuscire a sistemarlo. Quello che dico sempre ragazzi, che se volete fare gli atleti dovete comportarvi come atleti e non solo in palestra. In palestra sono quelle 2-3 ore al giorno massimo, ciò che realmente conta sono il resto delle ore, quindi mangiare bene, recuperare bene, farsi trattare spesso, avere un fisioterapista di fiducia a cui andiamo anche senza avere particolari problemi per dei check periodici, dormire bene, curare tutti questi aspetti. Questo vuol dire essere atleti e vi garantisco ragazzi che se farete tutto questo al 100% a 1000% riuscirete a superare di gran lunga i limiti che vi siete imposti mentalmente. In questi anni ho allenato oltre 150 persone, 150 atleti, e ho visto ragazzi veramente poco portati a cui nessuno avrebbe dato un euro raggiungere risultati molto alti o comunque molto alti per i loro standard, perché veramente hanno dato tutto quello che avevano sia in palestra
ma soprattutto fuori. Posso capire che costa andare al fisioterapista, farsi seguire, coach, nutrizionista e tutto quanto, ma le soluzioni ci sono e se volete, se avete un obiettivo, dovete lavorare per quell'obiettivo. Sembrano frasi fatte, sembrano le classiche clip che vedete su TikTok, su Instagram, ma è così e vi garantisco, provate a fare anche solo un periodo in cui date il 1000%, il 100%, quello che volete, fidatevi che vi accorgerete subito di come cambiano i vostri risultati e i vostri progressi. E soprattutto a volte bisogna lavorare sulla mente, che fa tantissimo. Quindi, detto questo, mi metto a scrivere i contenuti e poi facciamo lo stretching insieme. Perfetto, video iscritti, ora si registra. Però queste cose non ve le faccio vedere perché non mi interessano. Quindi passiamo direttamente allo stretching che vado a fare. Perfetto, avete visto lo stretching che vado a fare, soprattutto per il vasto mediale del quadricipite. Allora, sensazioni, tira, non tira eccessivamente, anzi forse tira più l'altra gamba, le ho fatte entrambe per sicurezza, però un pochettino di sollievo me lo dà. Adesso quello che vado a fare, visto che non ho il foam roller a casa, è passare un pochettino di pistola sul quadricipite, pistola massaggiante, comunque ha più o meno la stessa funzione del foam roller, lo mettiamo ad un'intensità abbastanza potente. E niente ragazzi, vi farò sapere settimana prossima con il prossimo video come sta andando e se effettivamente questa cura mi sta aiutando a sistemare questo fastidio. So che è un fastidio molto frequente, soprattutto per chi fa squat, quindi molto probabilmente potrà servire a tanti di voi. Quindi vi ringrazio per la visione, fatemi sapere nei commenti se anche voi avete questo fastidio, se l'avete risolto, in che modo, aiutiamoci tutti. Ma soprattutto ragazzi, se avete problemi affidatevi a professionisti, quali coach, nutrizionisti, trovate il link in descrizione, e anche fisioterapisti di fiducia della vostra zona. Mi raccomando, fate gli atleti, ragazzi. Bella.